Una zona franca e agevolazioni fiscali per lo sviluppo economico dei territori del Sud Italia. A proporla un raggruppamento delle ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, attive sul territorio del Mezzogiorno d'Italia. L'iniziativa legata all'opportunità di accedere agli ingenti fondi su cui il Paese potrà contare grazie al Recovery Plan. Dall'Associazione dei Comuni è percepita l'importanza di un'opportunità che si annuncia storica. Per il Molise si tratta di un'occasione imperdibile, dunque, ne è convinto il presidente regionale di quell'associazione, Pompilio Sciulli. Passaggio fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo, la proficua interlocuzione tra ANCI e governo centrale. Si è costituita una sorta di associazione tra le ANCI regionali del Sud, capeggiata dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, con la quale appunto a gran voce stiamo chiedendo al governo, nella persona del ministro Mara Carfagna, il ministro per i rapporti per il Sud e per la coesione sociale, di dare attenzione particolare al Sud con i fondi del Recovery Plan. A tal fine sono stati presentati molti progetti, ma soprattutto delle zone franche che riguardano tutta la zona sud d'Italia e degli incentivi particolari per queste zone che vivono in una grande difficoltà rispetto a quelle del nord. Abbiamo un incontro con il ministro e veramente l'abbiamo chiesto direttamente al Presidente del Consiglio che ha delegato il ministro Carfagna.